Peter! Peter! Possiamo salvarla! Riesci a sentirmi? Ha bisogno di te, Peter! Ascolta la mia voce! Ce l'hai! Papà! Papà! Forza, andiamo! Non c'è più tempo! Dobbiamo preparare tutto! Presto la mamma sarà a casa! Andiamo! Che cos'è? Finalmente! Mi serve aiuto! Mamma sarà a casa per pranzo e voglio che sia tutto perfetto! Nikki... Il compleanno! E oggi? L'hai scordato ancora? Papà? Papà? Ascoltami, Nikki, ok? Tutto questo non è reale! Scherzi! Ma papà! Dovevi aiutarmi con la sorpresa per il suo compleanno! No, assolutamente! Sì! Dovevi sistemare l'oloproiettore e poi ci servono delle candeline e non trovo più il suo regalo! Oh, e dai, Nikki! Sembra tutto stranamente familiare. No, l'ho ordinata sul pianeta dei dolci. Ok, quello è sempre stato strano. No, l'ho fatta io. Ok, mancano solo il regalo e il proiettore. Ok, Nick? E se ti dicessi che questo non è reale? Certo che no. Mi sa che non è a fuoco. Sai metterlo a posto? Intrappolato in un sogno... Sì, ok. Fa ancora un certo effetto. Niente male. Temevo di aver incasinato qualcosa. A proposito di casini... Già. È Ala con il sistema stellare attorno. Credo di aver messo tutte le lune. È bellissimo. Manca il regalo per mamma. È da qualche parte in camera mia. Che cosa dovrei fare? L'hai trovato? Sì! Ok, mettilo con gli altri. Sì, il regalo. Mettilo sul tavolo. Quello che dico conta qualcosa qui. Abbiamo. Su Nowhere. Sai quel viale degli artisti e il quadro che le piaceva tanto? Di Krylar? Ecco la risposta alla domanda. Non è che possiamo parlare? Non credo. Come ti sembra? Ho paura che tu sia nei guai con la promessa. Grazie, papà. Ti voglio bene. Oh, cavolo. Peter, apri la porta. È la mamma. Farò in modo che sia tutto perfetto. Pensa alla porta. Che sollievo vederti. È una follia, Nikki è in un ciclo. Le mie parole non funzionano. Dobbiamo trovare un modo per raggiungerla. Peter. Lo so, ci serve un piano. Non è questo. Ok, lo capisco, abbiamo molto da recuperare. Peter. Ma se dobbiamo farlo? Sono morta, Peter. Sì, ma... non morta morta. No? Ho sentito la tua voce. No, mi hai portato qui. Sei davanti ai miei occhi. Stai vedendo un fantasma. Una parte di me è nella giamma dell'anima. Ma non c'è nulla di reale. Ne verremo fuori. Forse troveremo un modo per... Adesso devi pensare a lei. Aiutala ad accettare che non tornerò. E che... avrei voluto saperlo. Sapere cosa? Di Nikki. Lo sai. Io e te... 12 anni fa. Ah, Peter. Ho fatto i conti. La promessa non è reale. Sì, lo so, ma il resto lo è. Vero, io e te su Mercurio. Ricordo quella notte.
Anch'io. Ma lei non è tua figlia. Non è neanche mia figlia. Io non capisco. È un'orfana di guerra. Durante il viaggio verso casa, il concilio Kree rastrellava che non era abbastanza puro sangue. Nicky era così piccola, non potevo lasciare che la uccidessero. E così non sono un padre. No. Beh, non suo padre. Wow. Ok. Non per questo non le serve il tuo aiuto. Deve lasciarmi andare. Ci ho provato, non ascolta. Ma deve farlo. Il compleanno, i regali. Tutte le cose che continuano a legarla a una versione fittizia di me e di noi. Distruggi l'illusione e convincila ad ascoltare. Ecco, non sono pronto per... Sì, lo sei. Devi esserlo. Lo so. La mamma? Era lei, vero? La mamma non verrà. Ma certo che verrà. Forse era solo Carlos che ci avvertiva del suo ritardo. Quindi ho ancora un po' di tempo per lavorare alla musica. Basta bugie. Deve venire. Ehi! Ma che problemi hai? Mi dispiace, Nick. No! Posso rimediare. Fermo! Basta! Non rovinare tutto! La mamma verrà. Non è reale, Nicky. Niente qui è reale. Io ti detesto! Tu non sei mio padre! Non sei mio... Sì, piccola. Lo so. Che cosa hai fatto? Hai rovinato tutto! La mamma sarebbe venuta e... La sola cosa che voglio è vederla ancora. Ciò che varcherà quella porta non sarà tua madre. E tu che ne sai? Non so molte cose. Quando tenere la bocca chiusa, come non farmi arrestare. Come consolare una dodicenne la cui sofferenza potrebbe distruggere la galassia. Ma questo... La promessa, Nick. So riconoscere le fregature. Questo non c'entra con te. Capisco quello che stai provando. Tanto dolore, rabbia. No, tu non lo sai. Giusto, non le tue stesse emozioni. Intendevo... Non mi interessa che cosa intendevi. Voglio solo essere lasciata in pace. Giusto. Ok. Ho bisogno di lei. Non importa se non è reale. Voglio solo che torni tutto come era prima, anche a costo di preparare quella stupida torta per tutta la stupida eternità. Preferisco pensare possa tornare che ammettere che non lo farà più. E che è solo colpa mia. Se non l'avessi distratta, se fossi stata più veloce, se fossi stato diverso. Non è colpa tua se non c'è più, Nick. Non devi accusare te stessa. Perché no? È così, se solo io avessi... Questo non è vero. Non hai fatto niente. Non era colpa tua. Tua madre non si trovava in quel luogo a causa tua. Ci sono molte colpe da attribuire, ma nessuna di queste ricade su di te. Potrebbe essere lei. Solo tu puoi rifiutare quella bugia.
Dico solo che per me... Beh, non è lei. Credo che sia una brutta cosa che vuole divorare l'intera galassia. E sai che tua madre, con tutti i suoi difetti, non era una divoratrice di galassie. Ma non importa cosa penso, perché non è la mia promessa. Non posso distruggerla per te. Supponiamo che quella cosa spaventosa alla porta non sia mia madre. Posso farcela. Non capisco ancora come... Come fanno tutti? Devo forse rovinare torte tutto il giorno? Spaccare tutto è molto catartico. Ma... Esistono altri modi. Che stai facendo? Me l'ha insegnato mia madre sulla Terra. L'idea è accendere qualcosa per ricordare qualcuno. Come un omaggio. Insomma, non è qualcosa di magico, non riporta in vita nessuno, ma... Sai, è un semplice pensiero. Un piccolo gesto davanti a qualcosa di spaventoso. A volte non abbiamo altro. Continuo a ripensare all'ascensore. Quando era furiosa con me. Non così furiosa. Era amorevole preoccupazione, ecco. Ehi. Comunque vada. Non sei sola. Ok? Grazie. Ma c'è una cosa che devo fare da sola. Il tizio d'oro è fregato. Occupati del fan club di Raker. Quella testa di legno! Quei terragli solari maligni! Attenzione!
situazione! Sono di noi, renderemo tutto più facile! Sarai il primo a morire! Quali bagnoni oscurano la mia vista? Peter! Ma perché, bestiole? Ti ha usato. Fermate quello volante! Pure agli altri! I colpi grazie, non hanno alcun effetto! Dove mi divertirò? Il prete sta pompando tutti con la fede! Ragazzi, tutti qui! Stiamo aspettando! Le mie lame hanno sete! Sì, anche le mie! Desidero soltanto gettarmi nella mischia e seminare il panico, Peter! Ok, ascoltate, ragazzi! La fine è vicina, ma la paura non serve! Perché veniamo dallo spazio! Cosa? Io non vengo dallo spazio! Sfidiamo la sorte e lottiamo come se non ci fosse un domani! Mettiamoci dentro e facciamoli fuori! Chi è con me? Questo scuro anche poi leader. Ragazzi, quello sta curando tutti! Che stai aspettando? Parami! Quello grosso sta per cedere! E adesso, non Peter! Non si rialza! Bugie! Bugie! Mantis, mi senti? Devi tirarci fuori da qui! La strega in seno non ci abbandonerà! Silenzio!
stesso potere, signori! Distorti! Non capisco come l'ha danneggiato! Di anime! Deve finire! La mia fede è la mia protezione! La ragazzina dimostra forza poderosa! Ma voi lo sapevate che voleva farcela! Cremi! Il mio credo è così potente! O meglio, grazie! Il mio fede è il mio scudo! Accanto da... Dovremmo passare le maniere forti! State tutti quelli. Sanno ballare questi pezzetti. Di sicuro sono sempre un passo avanti a noi. Si accettano proposte, Peter. Ragazzi, calmatevi. Là fuori è tutto frizzante e spumeggiante, lo capisco. Dov'è la spuma di cui parla? Ma dobbiamo restare concentrati. Se questi pensieri deliranti prendono il sopravvento, siamo fregati. Chi è con me? Questi davvero, Peter. Se vinciamo, diventiamo famosi! Avevo bisogno di un agente! La bala! Bala, cari! Grazie, fatti vedere!
Ti prego, non... Non ora, ci siamo quasi. Ti prego. Ha mentito. A tutti e due. Osserva. Apri gli occhi. Figlia mia. Ce l'hai fatta. Mi hai fatti tornare. Ammirate questo benevolo guardiano della galassia. È finita. Ok, ok, ecco cosa ti daremo, Nubo. Permetti? Le masse ci attendono. Quindi, abbiamo vinto? Io sono qui! Sì, e che diamine! Dovremmo salvare più spesso la galassia. Io ci sto. Prometto che la prossima volta non provo a distruggerla. Adesso basta con le promesse. Beh, ce lo siamo meritati. Quindi godiamoci questo momento. Ehi, vecchio cagnaccio! Abbiamo un sacco di cose di cui dobbiamo parlare, vero? Caso chiuso. Non serve. Guardiano di galassie, tiene fede a nomi. Sono stati aiutati. Oh, guarda! Ma chi sono questi piccoletti qui? Se Guardiano cerca nuovo lavoro, Cosmo ha sempre problemi da risolvere. Secondo me, quello che ci serve ora è una bella passeggiata. Delicati amici. La dama designa me delicato. E chi sarebbe questa tenera caramellina dall'incarto dorato? Beh, che schifo. Io, Lady Elbender. Ci rattrista il sacrificio di tante belve magnifiche. Siamo loro grati. Sono morte per proteggere il branco. C'è un'ora in questo. Tornerete su Seknarf 9? Prima dobbiamo preparare una casa degna per Fum. Oppure divorerà ogni creatura del mio mondo. Se scappasse ancora, facci una chiamata. Stabiliremo un compenso.
avevamo previsto, il Dio Dorato era la chiave per distruggere la Chiesa Universale della Verità. Una sinossi sicura. Perché non ammettete che vi abbiamo fatto evitare la peggior decisione delle vostre vite collettive? Il doppio. Due volte. L'analisi dei dati aggiuntivi ha influenzato alcuni calcoli. Si possono quasi sentire le chiappe che si stringono. Io sono Groot. Sapevo che ce l'avreste fatta. Cosa? Che c'è, bestiola? Che fluido fetido! Fiera folle e volubile! Ammirate, un altro dei guardiani della galassia. Io sono Groot. Che cosa ha detto? Che ti mostrerà la tua stanza. Ma non abbiamo stanze libere, brutto idiota. Io sono Groot. Cosa? No, col razzo, no! Ehi! Groot, dalle la tua! Nella mia stanza c'è della roba importante! È un bene che ci sia questo finale e non quello triste. Di tristi quanti ne hai contati? Oh, tantissimi. Oh! Prego, procedi. Ah, dopo di te. Non serve, insisto. No, io insisto. Prego, procedi. La puerile pretesa di purezza paralizza ogni progresso. Ecco la ragione per cui dovresti andare avanti tu. Sì, bene. Io varcherò il vestibolo vessatorio. E adesso? Non saprei. Direi che l'unico limite è il cielo. Chiaramente non è vero. Rapiniamo una banca. Siamo al verde. Oh,